Eroina, eroina, una vera guerriera. Ascoltate, ascoltate, è il sangue di drago. Sta sempre al computer come una nerd fiera. Udite, udite, è il sangue di drago. Dai bug e dai glitch il suo fato è segnato. Attenti, attenti, è il sangue di drago. Fa crashare ogni gioco, la leggenda è forte. Perché il sangue di drago non teme la morte. Amici, benvenuti in questa nuova puntata di Shakes and Fidget, in cui stiamo seguendo le avventure dell'avventuriera Kiria, l'arciera con gli occhi magici che tiene i pupazzetti nell'inventario e le uova. Abbiamo un ovetto, quindi andiamo subito qua e facciamolo schiudere. Sarà l'ippocampo, sarà l'ostrica e era l'ippocampo. Ciao, si chiama Dragorino. Ve l'ho detto che sono un sangue di drago. Ve l'ho detto, sono tutte sangue di drago, sono tutte dovahkiire. Ok, andiamo alla taverna e vediamo di farsi prendere a botte. No, ma che scherzate davvero? Io sono troppo pro per questo gioco, lo sapete. E la cosa più importante da fare è andare nei dungeon. No, no, Hogwarts non ci vuoi andare oggi. Andiamo qua. Andiamo contro Robin Hood, che è una cattiva persona che ruba gli youtuber per dare ai freebooter. E non dovresti farlo, Robin Hood, sappi, sei una cattiva influenza sui giovani. Non so se te l'hanno detto, ma lo sei. Anche questo coso è una cattiva influenza sui giovani. Forse dove veramente andare a cacciare i draghi è più facile. Ciao, fattina magica! Ma che bello il tuo tutù rosa! Sei crepato male. No, ma quanto cavolo valgono sti cosi? Me li metto subito. Istantaneamente potenziano qualsiasi statistica, ma me li metto subito. Ci metto anche un super incantesimo di questa cosa di destrezza massima potentissima. Che cos'è Razor Mutandaro? Che cosa sei? Che strana creatura fortissima, anche un po' inquietante sei. Cappello, mi fai entrare finalmente a Hogwarts? No, non sono ancora pronta, evidentemente, per diventare la studentessa di Hogwarts. Ormai ho 10 anni, l'ho superata da un pezzo, ma ancora la lettera d'ammissione non l'ho ricevuta. Neanche il coniglio l'ha ricevuta, infatti vedete com'è arrabbiato. È così arrabbiato che è morto, poverino. Ma quanta roba figa sto trovando stasera! È molto meglio della cintura che aveva addosso fino ad ora. E la cambio subito. Visto che sto potenziando così tanto i miei amici che sono così pro, andiamo anche a dare un'occhiata alla signora Babu, che sicuramente avrà qualche regalo bellissimo per me. Se non mi offendo, se non mi offendo. Cosa mi hai regalato, scusami? Un anellino, grazie, guarda, lo apprezzo tantissimo, addio. Visto che sono riuscita a potenziare i miei amici perché sono troppo pro, finalmente possiamo andare anche a dare un'occhiata alla fortezza che, come vedete, è sempre più grande e piena di punti esclamativi verdi, che significa che dovrei potenziare qualche cosa. Non ho idea di che cosa dovrei potenziare, però è quello il problema. Potrei potenziare, potrei ripotenziare. I soldati, no, l'accademia, no, la fucina, sì, la fucina, ci rivediamo qui tra 200 mesi, forse ha finito. Invece la mia fortezza demoniaca, dove abbondano le anime dei caduti tra le macerie di questo posto, dove c'è questo tizio inquietante che non vede l'ora di fare il mazzo a tutti, potenziamolo anche un po', poverino, che se lo merita. Potenziamo anche il cancello, visto che finalmente tra 10 ore lo vedrò vivo, ma meglio che 10 giorni. E andiamo soprattutto a cercare gli eroi che temono la morte. Perché Kiria è coraggiosa, non ha paura di niente. Forse la realtà è che è un poco demente. Ma una Kiria, sei una Kiria che sconfigge tutti quanti. È perché questi nemici sono scappati da un pezzo. E perché tutto sommato a loro Kiria fa ribrezzo. Ok, vabbè, basta. Oggi sono troppo brava, li sconfiggo tutti senza neanche impegnarmi. E tutto questo perché ho potenziato i miei scagnozzini che stanno lì a risucchiare l'anima delle persone. Manco fossero dei professori universitari. Forse, dico forse, sarebbe il caso che mi potenziassi un pochettino le statistiche, giusto per... Mamma mia, però, quanto cavolo costano. Vabbè, dai, ogni tanto qualche più va pigiato anche soltanto per vedere i soldi che scendono vertiginosamente. No, basta, mi piace troppo vedere i soldi, sapere che stanno scendendo così tanto. Poi non posso più potenziare fortezze. No, una gemma. Bene, mi è arrivata una gemma che probabilmente finirà dritta dritta nel water, perché ricordatevi che nel water più lo riempite e più cose interessanti usciranno. A un certo punto credo che anche un famiglio verrà fuori da quel bel gabinetto tutto sporco e puzzolente. Ma le mie pozioni? Ma le mie pozioni dove sono finite? Scusi, signor uomo delle pozioni, mi venda altre.
pozioni. No, non mi vende altre pozioni. Se un uomo delle pozioni, lei è un buzzurro, lo sappia. Allora lo so che dove starci lontano dai dungeon, lo so che qui mi fanno a pezzi, ma io ogni tanto bisogna che insista un pochettino. Sì, ho fatto bene a insistere. Signor mago, vuole diventare una bella mummia? Vuole diventare una bella mummia? Sì, direi che vuole diventare. Direi che sono ottimi come guanti. Direi che sono molto buoni. Alzano l'armatura, alzano anche le statistiche, ma hanno un difetto. Non ho niente da incastonarci dentro al momento, e quindi gli toglierei 400 punti di magia, cioè di intelligenza, che non è il caso che li tolga ancora. Quindi li metto da parte in attesa di tempi migliori. Robin Hood, brutto figlio di una donna che non conosco. E buon muore, finalmente era l'ora che morisse e rilasciasse la sua cintura. Signor mago, la vuole la cintura di Robin Hood? No, in realtà è più buona come statistiche, è uguale a quella che aveva prima. Ha un pochino meno armatura in realtà, però ha un pochino più delle altre statistiche. Però ha la gemma, ha il castone, quindi mi sa che la vendo. Quindi tutto questo casino per sconfiggere Robin Hood, e ci siamo resi conto che non è servito a niente. Ma chi c'è dopo Robin Hood? Ali, Ali Baba, che però non vuol crepà. Ci fa anche di rima. Sì, però il mio pupazzetto è più carino. È molto più carino il mio pupazzetto di questa testa decapitata. Ne avevo già un'altra, però è meglio quella nuova che ho preso. Venderò quella vecchia, però questa qui mi fa un po' inquietudine, ecco. Dai, continuiamo nella torre. Stavolta chi tocca? Al re nudo, forse. Sì, ai vestiti nuovi dell'imperatore. Sì, vestiti troppo nuovi. Così nuovi che sono già un po' consumati. Tanto consumati che nemmeno io li vedo, però li sconfigo. Quindi ha 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 ha. Sì, però le mie cose sono più carine di queste, perché danno più destrezza, sono più adatte a me. Devo smeltare tutto. Possibile che adesso prenda soltanto oggetti che non mi servono, che non mi piacciono? Tu guarda, il tipo con la gallina dalle uova d'oro, con la gallina d'oro direttamente, che però non sta bruciando vivo. E dovrebbe farlo invece, per favore. La sua papera la sta salvando un po' troppo dalla morte. Però è arrivata la bambola voodoo della papera che l'ha sconfitto. Ah, babuvu, dammi un regalo serio stavolta, non come l'ultima volta che mi ha dato un anellino inquietante. Legno, mi piace il legno, lo rosicchio sempre, come tutti i vegetariani che mangiano il legno. Il legno. Beh, mentre ci sono potrei sempre potenziare qualche cosa, perché dopo tutto le anime, se no cosa me ne faccio? Parlo di anime. Una Kiria, una vera guerriera. Ma le rime non mi vengono ogni volta che improvviso. E se ti avvicini troppo ti prendo a pugni nel viso. Una Kiria, una vera guerriera. E se ti rubo l'anima è una storia seria. Ma se poi è troppo seria non ride nessuno. E se non ride nessuno che parte basta, perché sono finiti tutti. Cuccioli, piccoli miei! Ce la fate a fare una vittoria oggi? Ce la facciamo? Cucciolini, ce la fate? Siete bravi, anzi andate a fare un giretto nell'habitat. Nell'habitat ci sono tante creaturine belle come voi. Dai, vai a farla con i fenicotteri. Vai, piccola gelumaca, vai a farla con i fenicotteri. Brava, gelumaca, brava. Hai sbloccato un nuovo animale, ti metti una prugna in cambio. Vediamo se ci sono altri famili da sbloccare. In realtà sì, perché di alcuni sono veramente indietrissimo. Per esempio quelli di ombra hanno sbloccati veramente pochi, perché ne ho veramente pochi, poco potenti. C'ho il ragnetto qui e c'ho anche Norvi volendo, ma Norvi è inutile. Quindi ragnetto, vai a farti un giro contro il funghetto. Vai contro il funghetto. Bravo ragnetto, bravo. Però scommetto che Clompedusa ce la fa. Clompedusa può. Dai Clompedusa, vai contro Soliso. Vai contro Soliso. Clompedusa non poteva farcela. Allora vai pony, vai pony. Vai tu a fare il pony, vai a fare il bravo pony che sconfigge Rocca Pietra. E l'ha sconfitto, bravo il mio piccolo pony, si mette una mela, vai, mangiati la mela. Anche i famigli devo curarli un po' di più, mi sono resa conto che sono un pochino messa male con i famigli. Anche perché erroneamente a volte ne ho cresciuto più di uno e non avrei dovuto farlo, ho dovuto concentrarmi soltanto su uno. Ecco, qui per esempio l'ho fatta la mia di... Ecco, bravissimo Pio Pianta, sei un cucciolo adorabile, bravo. Ecco, così ho sbloccato anche un po' di famigli nuovi, così ve li faccio vedere. Alla fine l'habitat di cui sono rimasta più indietro come famiglia è questo, ne ho trovati pochi. Però in realtà ne ho sbloccati meno forse qua, ecco, in realtà.
gli altri più o meno hanno sbloccato anche la seconda fila. In realtà luce e ombra sono messe male alla stessa maniera, il che è buffo visto che sono proprio due elementi contrastanti, però almeno qualche famiglia l'ho sbloccato. Le avventure di Kira l'avventuriera proseguiranno prossimamente con i suoi cucciolati. Guardate quanto sono affucciosi i miei famigli. Riuscirò a conquistare la torre, ma soprattutto riuscirò a tentare Hogwarts? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Grazie a tutti e alla prossima con il sangue di drago Kira e taralò, ciao. E magari state attenti se trovate dei famigli in strada che vi sembrano un po' spaesati, probabilmente sono i miei che hanno perso l'orientamento, rimandatemeli, tanto si perderanno per strada però.